tutti e ciao a tutti, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video andrò a fare una cosa un po' particolare, cioè andrò a rifare per la seconda volta in video la cerimonia dello smistamento di Hogwarts. E vi chiederete perché, ebbene, ho fatto questa introduzione appunto per spiegarvelo. Io sono esasperata, non ce la faccio più, ricevo quasi quotidianamente commenti di gente o messaggi di gente che ha visto quel video e qualche volta mi insulta o comunque va contro la mia idea perché no, non va bene, l'hanno deciso loro, ora vi spiego. Sostanzialmente in quel video, se non l'avete visto ve lo lascio qui, in quel video Pottermore mi smista in tasso rosso, ma io dico all'inizio che mi sento un Grifondoro e resterò per sempre un Grifondoro. Bene, da qui si sono scatenate le peggio polemiche di persone che dicono ma tu non capisci, non hai capito niente, sei soltanto una falsa, ti credi chissà cosa, non tutti sono Grifondoro, accetta quello che ti è successo, non puoi, ti è successo, ti è uscito, non fare la stupida e cose del genere. Cose che comunque a me lasciano allibita perché, ehi ragazzi, è solo un video. Voi credete davvero che io non abbia mai fatto la cerimonia dello smistamento prima di quel video? Ebbene, come ho detto e scritto tante volte, Pottermore mi ha smistato in tutte le case possibili e immaginabili. Io tutte e quattro le case sono stata smistata. La prima volta che l'ho fatta sono uscito Grifondoro e per questo motivo continuo a chiamarmi, a dirmi, a considerarmi una Grifondoro. Soltanto perché la prima volta che l'ho fatta è uscito Grifondoro. Poi è uscito Serpeverde, poi è uscito Corvo Nero, in quel video è uscito Tasso Rosso ed era veramente la prima volta che mi usciva Tasso Rosso. Per la maggior parte mi esce Corvo Nero, mi esce Grifondoro e quindi vabbè, sono qui per dimostrarvi che può uscirmi qualsiasi cosa e quindi rifarò con voi la cerimonia dello smistamento e vi farò vedere che se in quel video sono uscita Tasso Rosso non significa che bisogna insultarmi perché io magari dico di essere una Grifondoro. La cosa peggiore è che vabbè, tutto questo bisogna sempre considerare che è comunque qualcosa di irreale, cioè nel senso stiamo parlando della cerimonia dello smistamento di Harry Potter, una cerimonia fatta da un sito, non è qualcosa di estremamente vitale, quindi quando vengo insultata per questo mi sento cosa? Perché? Cosa sta succedendo? E comunque vabbè, mi sono scordata che stavo dicendo. Cioè davvero, io mi sono quasi stufata, per questo sono esasperata di rispondere a questi commenti e dire guardate che non è così, Pottermore mi ha smistato in mille altre cose, ma semplicemente perché non capisco per quale motivo vi dovete attaccare così tanto a delle cose che alla fine... E vabbè, e quindi tutto questo per dirvi che per esasperazione ho deciso di rifare la cerimonia dello smistamento, quindi ora me la rifarò, la rifaremo insieme e vedremo cosa uscirà questa volta per dimostrarvi che potrei uscire qualsiasi cosa. Se riesco Tasso Rosso avete vinto voi, se esco qualsiasi altra casa di Hogwarts ho vinto io, ok? Ok. Va bene, chiaramente io ora sembro arrabbiata perché ho appena ricevuto un altro degli infiniti commenti che ricevo, però vabbè, per la verità sono molto giocosa, molto scherzosa, molto vabbè, rifacciamo sta cerimonia dello smistamento. Mi sono rifatta un altro account e quindi vabbè, basta parlare, agire. Ok, perfetto, mi sono messa gli occhiali, ecco il computer e questo è il mio nuovo account di Pottermore. Come vedete appunto è nuovo, appena creato, gli altri test non sono fatti, ma a me quello che interessa è questo qui. Quindi, be sorter and discover your house. Adesso andiamo a vedere in cosa Pottermore mi smisterà oggi. Quindi va bene, facciamo l'esperienza e incominciamo. Luna o stelle? In realtà mi piacciono entrambe, quindi è un bel problema. La luna è molto bella, ma anche le stelle. Io direi stelle perché mi piace tantissimo mettermi lì a guardare le costellazioni. Oh, con quale delle seguenti cose avresti più difficoltà a relazionarti, ad avere a che fare? Con la fame, con il freddo, con la solitudine, con la noia e con l'essere ignorati. Allora, cioè direi che queste sono tutte mie debolezze, perché io sono la classica persona che quando ha fame è intrattabile, che soffre tantissimo il freddo, che odia star da sola, che odia annoiarsi e che odia essere ignorato. Allora, la noia è una cosa che non mi piace, ma magari qualcosa da fare potrei trovarlo. Certo, il freddo e la fame, vabbè, le escludiamo perché diciamo che cerco qualcosa di più profondo. La solitudine non mi piace per niente, ma anche l'essere ignorati. Cioè, oddio, forse la solitudine mi farebbe male. Essere ignorati c'è sempre la possibilità di riparlare. Invece la solitudine sei proprio solo, credo che sì. La solitudine. Entri in un enchanted, in un fantastico, in un meraviglioso giardino. Quale cosa saresti più curioso di esaminare per primo? L'albero argentato, dalle foglie argentate che crea, che produce mele d'oro. I funghi velenosi, grandi e rossi,
che sembra stiano parlando tra di loro, la piscina spumeggiante nella cui profondità qualcosa di luminoso e swirling, nuota in un mulinello, la statua di un vecchio mago con gli occhi stranamente scintillanti. È una bellissima domanda e sinceramente non lo so perché mi piacerebbe vedere tutto. Oddio, non lo so, forse la statua. Andrei a guardare la statua perché, boh, probabilmente è la cosa che più ti salta agli occhi, una statua all'interno di un giardino. Non lo so, anche se la piscina pure mi... Oddio, non lo so, vabbè, dai, la statua. Ok, se dovessi andare ad Hogwarts, quale dei seguenti animali porteresti con te? E qui c'è tutta la lista, non vi metto a leggerli tutti perché sennò facciamo notte e quindi scelgo. Ok, dopo aver visto la traduzione di tutti questi animali, diciamo che scelgo il banale quanto bello gatto bianco, perché non lo so, cioè anche il ginger cat è molto carino, però il gatto bianco, boh, non lo so, mi sembra peloso, spumeggiante, mi sembra, boh, non lo so, io sceglierei un gatto bianco peloso. Un babbano ti affronta e dice che è sicuro che tu sei un mago. Che cosa fai? Pensi cosa glielo fa pensare? Sei d'accordo e gli chiedi se vuole un semplice trucco di magia? Sei d'accordo e te ne vai, lasciando chiedersi se è un bluff o no. Io direi l'ultima, sì, gli dico, è vero, e poi me ne vado. E lui sei lì che si chiede, oddio, è sincero? Non so, cioè questa cosa del mistero, sì, direi questa. Una volta morto, cosa ti piacerebbe di più che le persone facessero sentendo il tuo nome? Che sentano la tua mancanza ma sorridessero? Chiedessero più storie su di te? Pensassero con ammirazione ai tuoi successi? Non mi interessa cosa pensino di me dopo la morte, sono morto. E ciò che conta è quel che pensano mentre io sono vivo. È una bella domanda, io credo che mi piacerebbe sia che sorridessero e che mi mancassi, ma anche che pensassero ad ammirazione ai miei successi, perché significa che ho avuto successo e per una che come me ha il sogno della scrittura è una bella cosa, quindi direi questa. Qual è la materia che non vedi l'ora di studiare ad Hogwarts? Apparizione e disapparizione, materializzazione e smaterializzazione, trasfigurazione, volare sulla scopa, incantesimi e fatture, tutto sulle creature magiche e come prendersi cura di loro, i segreti del castello e ogni area della magia che posso. Io direi ogni area della magia che posso perché mi piacerebbe studiarli tutti. Bianco o nero? Assolutamente bianco. Ta-dan! Grifondoro! Pottermore mi ha smistato in Grifondoro. Vabbè, ora perché è un caso che è successo Grifondoro, però per dirvi, io sono stata più sincera possibile, queste sono esattamente le risposte che avrei dato. Quindi, cioè, nel senso, per farvi capire che Pottermore non è molto affidabile, che essere insultati per questo, essere insultati perché magari vi dico che non mi sento molto affine alla casa dei Tasso Rosso, perché comunque le ho lette le storie delle case, so cosa sentirmi più affine, beh... Cioè, non ha senso essere insultati per questo, no? Ora, vabbè, in questo caso sono uscita Grifondoro, che è la casa a cui io mi sento di appartenere, però anche un'altra casa a cui mi sento molto di appartenere è Corvo Nero. Io ho scelto Grifondoro e dico di essere Grifondoro semplicemente perché è stata la prima casa a cui sono stata smistata e perché praticamente ormai mi sono comprata tutti i gadget possibili e immaginabili di Grifondoro. Non posso cambiare ogni volta che rifaccio il test su Pottermore, no? No? Vabbè. E niente, va bene, detto questo vi mando un bacione enorme, ci vediamo in un prossimo video, fatemi sapere se rifate la cerimonia, cosa esce a voi e vi prego, basta insulti, vi prego, va bene, ok, un bacione enorme, ci vediamo in un prossimo video, ciao!